con Federico Lucchetti dell'OAM qui ai Feudi di San Gregorio. Come sta andando la serata? Finalmente ci si rivede de visu dopo tanto tempo ed è un piacere. Sì, assolutamente. Prima nota positiva è che finalmente dopo più di un anno ci si può rincontrare in queste occasioni che sono occasioni particolari perché uniscono la possibilità di scambiare qualche idea diciamo dal punto di vista del lavoro, informazioni con una soddisfazione per quanto riguarda il gusto e palato, perché devo dire che siamo in una location veramente, veramente bella, in una realtà di primissimo livello con una cucina stellata veramente, veramente notevole, quindi ci sono tutti gli ingredienti per una piacevolissima serata. Io coglierei l'occasione per parlare di qualcosa di nuovo, non ne abbiamo mai parlato e so che l'OAM si occuperà anche di criptovalute e approfitterei di questa occasione per parlarne. Sì, finalmente siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda un provvedimento del MEF che assegnerà definitivamente il registro delle criptovalute all'OAM e contiamo nei prossimi, appunto, nei prossimi 3 o 4 mesi di poter avviare anche questo registro, però mi permetta di dire che l'assegnazione di questo registro è un rimarcare ancora una caratteristica dell'OAM, cioè quella della capacità di presidiare settori profondamente diversi della realtà economica italiana. Abbiamo agenti, abbiamo mediatori, abbiamo cambiavalute, compro oro, adesso le criptovalute. Ecco, con l'anno nuovo dovrebbero concludersi le novità per quanto riguarda l'OAM con il nuovo registro dei soggetti convenzionati, anch'esso addirittura d'arrivo. Benissimo, la ringraziamo molto e buon proseguimento di serata. Grazie.